senza le cose tu non puoi vivere e quindi no, non considerare tutto il resto. È colui che ti vuoi risolvere il mondo, vuoi salvare il mondo, devi avere il potere. Gesù invece entra in dialogo con loro e uno a uno li abbatte. Chi è il diavolo? È una persona che continuamente ci fa vedere una cosa per un'altra, ci fa considerare Dio nostro nemico anziché il nostro padre.